Questa esperienza di guadagnare salute è stata significativa per la regione Friuli Venezia Giulia perché ha permesso alla nostra regione, come al resto anche le altre regioni, una visibilità a livello nazionale su quelli che sono i progetti di promozione della salute che sono attivi in Friuli Venezia Giulia, con un rapporto di collaborazione significativo con i stakeholders del territorio, a cominciare da Federsanità ANCI, che è stato ed è tuttora nostro partner attivo, la scuola, l'ufficio scolastico regionale, con cui abbiamo una collaborazione sulle varie tematiche di promozione della salute. Ci sono diverse progettualità in tutte le aziende sanitarie della regione, in moltissime scuole della regione, in tutte e quattro le province. Quello che cerchiamo di fare come Regione Friuli Venezia Giulia è una regia regionale attraverso la Direzione Centrale della Salute affinché ci sia una visibilità e una progettualità in rete in tutti i territori regionali per quanto riguarda le attività di prevenzione e di promozione della salute. L'aspetto forse più significativo su cui stiamo lavorando, oltre che una collaborazione con i vari partner, è anche un lavoro sulla comunicazione, una comunicazione che sia il più efficace possibile per quanto riguarda la trasmissione e la divulgazione di buone pratiche di promozione della salute, ma anche una comunicazione in rete tra i vari attori protagonisti, sia nell'ambito scolastico, territoriale che diciamo sanitario, affinché si possa parlare di tematiche di salute su più versanti, non solo il versante della salute e della prevenzione, ma il versante dell'educazione per quanto riguarda la scuola, della promozione per quanto riguarda i comuni, il territorio e le varie associazioni che sul territorio collaborano sulle tematiche di salute, poiché la regione Friuli Venezia Giulia, pur essendo una regione di confine, diciamo negli anni ha sviluppato una cultura della prevenzione e della promozione sicuramente orientata all'integrazione e alla collaborazione.